praticamente un percorso che non è un diario, ha a che vedere con un percorso autobiografico che ha l'ambizione di parlare di fasi della vita che poi per degli eventi che si verificano portano da un'altra parte, portano in un altro momento, portano in un altro, appunto, in un'età diversa. Il lavoro fatto con Eloy è stato un cercare di capire che tipo di forma, che tipo di gabbia questo lavoro potesse avere, perché chiaramente ogni volume avrà una foliazione diversa, delle immagini diverse che parlano sì di un percorso di un uomo, che in questo caso sono io, che si sviluppa nell'arco della propria vita, ma anche del percorso di un fotografo e quindi di come la fotografia è entrata e ha fatto parte, mi ha modificato o ha seguito gli eventi che poi hanno costituito il succedersi degli anni e quindi il formarsi della mia vita come qualcosa di dove l'esperienza andava sempre a crescere. Ogni volume avrà una data che è la data da cui si incomincia, dove c'è la prima fotografia di quel volume lì e sulla controcopertina la data che corrisponde all'ultima fotografia scattata e che fa parte appunto di quel periodo che viene circoscritto da questi due numeri, da queste due date. Segue un po' il ritmo del tempo, però il tempo non è una linea retta. Il tempo è una linea che torna indietro, che si muove, che prende curve, spigoli.